Delfino Magazine. Attualità, curiosità, gossip, informazioni e notizie. Da lunedì a venerdì in diretta dalle 10 alle 13 con Monica Tomasello su Radio Delfino. Allora, Giovanna, innanzitutto come stai? Benvenuta. Grazie, grazie, sto bene, benissimo. Perfetto, allora ti faccio una breve presentazione, anche se ormai ti conoscono tutti. Allora, sei nata a Catania nel 75, quindi ancora sei una giovincella. Ecco, stiamo cominciando male. cominciamo male, dice Giovanna. Allora, no vabbè, ma ancora sei veramente piccolissima. Allora, hai frequentato il corso di cinematografia tenuto da Marcello Scuderi nel 93, il corso di espressione corporea, il corso di tecniche teatrali tenuto sempre da Marcello Scuderi, poi hai fatto il corso di cinematografia tenuto da Aurelio Grimaldi, lo stage di teatro con Alvaro Riccardi, e poi non ti dico le esperienze, vabbè, non vi dico le esperienze, cioè Teatro Biondo di Palermo, vincitrice del premio nazionale Huller, Fate l'amore con il sapore, Müller, scusate, Laboratorio 5 a Canale 5, e poi vincitrice con i 95014 di Comics 99, l'Oscar del comico, e poi vabbè, l'abbiamo vista nel Berretta Sonali di Luigi Pirandello, nell'operetta La Contessa Maritza, La Maschera Nuda con regia di Tuccio Musumeci, Sogno di una notte di mezz'estate, Don Quixote di Girgenti, E sono ancora luci del varietà, Taormina Film Festival. Guarda, se io elenco tutte le cose che hai fatto, una roba pazzesca. Le esperienze poi non ti sono mancate, anche televisive e cinematografiche, quindi nel 93 ti ricordiamo nello spot contro la mafia su Rai 1, e poi nel 98 il Festival del Cabaret su Rai 3, il cui direttore artistico era Nino Frassica, lo ricordiamo, poi nel 98 Match Music, nel 99 Laboratorio 5 su Canale 5, e poi anche dei film, nel 2001 My Name is Tanino, per la regia di Paolo Virzì, e poi nel 98 ti sei vista nella formazione del trio di Cabaret 95014, l'ho detto prima, e poi vabbè, Infinito nel 2013, La Fuitina Sbagliata nel 2018, Salvatore nel 2011, insomma. Quanta roba, Giovanna, cioè non ti ma sei fatta. Io mi sento all'inizio. Ma ancora secondo me devo cominciare. Fantastico, come ancora devi cominciare, Giovanna. Allora, raccontaci un po' di te. Com'è nata questa passione per il teatro, per il cinema, per la recitazione in genere? Quindi intanto parliamo di Giovanna, proprio umanamente parlando, come si è formata, com'è nata questa cosa? Ma guarda, questa cosa è nata per caso, perché nell'istituto dove io mi sono trasferita, perché i primi due anni ho fatto il commerciale al Gemellaro di Catania, poi mi sono trasferita a Riposto dal terzo al quinto anno, e c'era un laboratorio teatrale. Sono stata ammuttata, come si suol dire, spinta dalla mia compagna di banco che ne faceva parte. E inizialmente io ero un po' restia, perché sai, comunque non sembra, ma ero una ragazzina molto 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 timida. Quindi diciamo che il teatro tra i banchi di scuola mi ha aiutato moltissimo a sbloccarmi. Hai visto? Perché il teatro è anche terapia, devo assolutamente dire. Sì. Assolutamente sì. E quindi dopo il diploma, nel frattempo io avevo conosciuto sempre tra i banchi di scuola quello che è il mio attuale marito, al laboratorio teatrale Marco Cavallaro, appunto, con cui formammo poi il gruppo, il trio 95014. E da lì è nata la passione per il teatro, cioè mi piaceva indossare delle maschere che mi davano la possibilità di interpretare dei personaggi che erano totalmente diversi da me. E quindi per una ragazzina timida che magari aveva difficoltà ad approcciarsi con le persone, interpretare qualcuno che non fossi io era molto, come dire, era molto eccitante da questo punto di vista. Quindi la passione è nata così. Poi all'età di 18 anni ho avuto le idee ben chiare e ho detto: questo voglio fare, perché ho provato a fare la dipendente, a fare la segretaria, a fare di tutto, però in realtà il tuo amore era questo, mi portava sempre al teatro, e da lì non ho più smesso. Ecco, come il vizio del fumo, è difficile smettere anche col teatro. Sì, poi. Infatti è proprio, diventa una droga, una sorta di droga, ma perché ci fa stare bene, e
il fatto che fai stare bene gli altri, no? C'è questo come dire, questo rapporto con il pubblico che è meraviglioso, cioè che gasa, che in qualche modo realizza, e quindi è bellissimo. Io penso che il momento più bello per un attore sia il momento, no, quando finisce lo spettacolo e poi ci sono gli applausi e allora tu ti rilassi, è così, vero? Me lo confermi? Guarda, in realtà il momento più bello è il durante. Ah, è certo. Perché se entri, sì, in empatia con il pubblico, lo capisci subito, se il pubblico è attento, se risponde, il pubblico ti segue, se il pubblico risponde, è un'energia che va e viene, c'è un interscambio di energia tra l'attore che è in scena e il pubblico che è in sala. Vero, si vero. Si intuisce se il pubblico è distratto. Se è proprio un fatto di energia, un'energia che c'è di un pubblico attento, sale tutto sul palco e di conseguenza carica l'attore e gli dà, come dire, anche l'energia e la concentrazione giusta per fare al meglio, ovviamente, quello che è messo lì a fare in realtà. Certo, poi dopo c'è, come dici tu, la scarica dell'adrenalina. Tu considera, certo, che quando si apre il sipario, nonostante insomma faccia questo mestiere da 27 anni, ti viene sempre voglia di scappare. Sì, esatto, quasi quasi me ne vado. No, io ho sempre quel timore, perché il pubblico del teatro è sempre diverso, quindi non sai mai chi cosa hai ti capita, cioè chi, certo, ti sta guardando. Quindi è sempre un'emozione molto molto forte l'apertura del sipario, nonostante tu non le veda in faccia le persone, però le senti, non so come dire, è un fatto proprio di sensazione, di energia, come dicevo. È vero, è vero. Senti, ci vuoi parlare un attimo dei tuoi prossimi lavori? Io introduco il fatto che il 9 novembre sarai con un monologo al Cineteatro Macherione di Fiume Freddo, che è, fra l'altro, dopo tanti anni ha riaperto, e quindi in qualche modo, no, tu lo vai quasi ad inaugurare in qualche modo, quindi ci parli un po' di questa di questo lavoro che vai a fare, insomma, dici. Allora, guarda, è un monologo di cabaret, un monologo comico, si intitola Singolare Femminile, uh-huh, dove analizzo un po' i comportamenti di noi donne, prendendoci un po' in giro, perché secondo me l'autoironia è fondamentale. Noi donne siamo talmente diverse, gli uomini ci definiscono complicate, io sostengo invece che siamo complesse, quindi siamo abbiamo tante sfaccettature. È vero. E quindi l'autoironia sicuramente salverà il mondo. È verissimo. E allora in maniera autoironica analizzo i comportamenti delle donne quarantenni, in particolar modo, che sono nella fase in cui quella non di sono passaggio, ma non sono neanche il passaggio è terribile, sì. Lo so, terribile. Sì, sì, poi sì. Quando compirò 50 anni ne farò uno sulla menopausa. Esatto, quindi... esatto. Quindi tu praticamente stai ripercorrendo un po' le tue tappe, vivendole, esatto, e le stai proponendo poi al pubblico, interpretando chiaramente te stessa, nonché calandoti nei panni degli altri, sicuramente. Io, sì, fra l'altro, ieri dicevo il rapporto anche che c'è tra la mamma e il figlio maschio, per esempio, soprattutto se il figlio maschio è un figlio unico. E che mi dici? E che mi dici? Che io ho sposato un figlio unico, quindi vabbè, ti lascio immaginare. Poi sono invece. Infatti, grazie. Grazie. Quindi sfondi una porta aperta. Poi io sono l'unica figlia femmina. Anche se tu cucini, scusa se ti interrompo, una domanda che ti faccio. Dimmi. Anche se tu cucini il massimo della Nivelle Cuisine, sì, la, esatto, mattina con fumaggino da mamma, e sembra meglio, no? Assolutamente, come la faceva, esatto, mia mamma, non la faceva nessuno, esatto, e quindi tu hai voglia a smazzarti lì, che proprio niente, non ce n'è per nessuno. Ma poi anche la presenza della suocera, che è sicuramente diversa quando c'è un figlio unico, no? Te l'immagini, sì. Devo dire, io sono stata fortunata con mia suocera, però oddio, sempre figlio unico era, e quindi ti lascio immaginare, insomma, quello è, quindi veramente le condoglianze in questi casi cioè, ci stanno tutte. A proposito dell'autoironia, io ieri parlavo, perché all'interno di questo programma del Fino Magazine si parla un po' di tutto, alla fine c'è anche una rubrica di benessere che poi io cerco di condurre in maniera un po' così scherzosa, e parlavamo proprio della cellulite, del fatto che accettarla ormai con ironia, con insomma,
insomma fa parte del gioco, quindi proprio parlavo di questa cosa dell'autoironia che sicuramente ci salverà, soprattutto noi donne, anche se noi vabbè facciamo tanto che sì, ok, ci scherziamo sopra, però poi alla fine siamo le prime che appena il capello non va, che appena insomma che no, è oggi che mattina, che mattinata, e come ce li ho gli occhi, sai, allora mettiamoci gli occhiali da sol, Maria non mi posso guardare, no? Poi adesso ormai in questi social, col fatto che abbiamo tutte le applicazioni, io non lo faccio mai, però ci hai fatto caso, sono tutte belle, tutte, perché ormai ci sono, sì, i filtri, sono tutte, no? Tutte con i filtri. Sì, sì, diciamo, sono un po' alla Barbara D'Urso sotto riflettore. Esatto, 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 esatto. Cioè sono tutte bellissime, tutte tirate. Io non metto mai dei filtri per un semplice motivo, perché mi calo, no, nell'animo dell'uomo, il quale possibilmente ti vede l'animo in foto, eccetera, e poi ti incontra passata. E gli cadono le cosiddette, cioè troppa delusione. Uso la tecnica inversa. Brava. Uso la tecnica inversa, cioè faccio così come sono, possibilmente anche più brutta. Così sì, quando mi vedono fuori dicono: Mima, che sei una bella, sì, donna, grazie. Però guarda, non ti facevo così bella, sai che sei meglio di presenza. Esatto. Brava, esatto, faccio anch'io così. Benissimo. Allora senti, Giovanna, è stato bellissimo parlare con te. Ricordiamo quindi il 9 novembre, voglio che sia tu a ricordarlo, quindi ridici quando è che ti possiamo andare ad ascoltare e a divertirci un po' in maniera sicuramente gradevolissima con te. Allora guarda, ci sono diversi appuntamenti, questo è il primo, e appunto il 9 novembre è un sabato e ci sarà un doppio appuntamento, cioè chi può venire, cioè un doppio appuntamento significa che è un doppio spettacolo, pomeridiano alle 17:30 e serale alle 21. E poi dopo questo insomma comincerò un po' di lavori invece teatrali con la compagnia di Alessandro Idonia al Teatro Metropolitan di Catania tra novembre e dicembre, il 30 novembre e l'1 dicembre che siamo a Catania, con uno spettacolo tratto dal film Polvere di Stelle. Ok. Fantastico, con la regia di Angelo Tosto. E poi con il nuovo anno invece andrò in scena con un meraviglioso Lio Là di Pirandello. Bellissimo. Stupendo, stupendo. E poi anche con Filomena Marturano, che insomma è quello, un classico, un proprio. Classicone. Sì, un classico, sì. Fra l'altro bello tosto, insomma, che tu sicuramente, sì, interpreterai, sì, alla grande, non abbiamo dubbi. E allora, che dirti? E poi con Banner Theater gireremo con lo spettacolo di punta di questa compagnia che è Litistrata. Okay. Quindi anche lì le donne al centro per far, sì, cessare la guerra. È una che l'avete portata già a Segesta, esatto, quest'estate, che ha avuto veramente un grande successo, quindi avremo, ecco, bella questa notizia, mi piace, così possiamo andarlo a rivedere, perché ne vale la pena, sì, decisamente. Devo dire che abbiamo avuto una gran bella soddisfazione, lo abbiamo portato già a Segesta 3 anni fa, ed è stato lo spettacolo che ha sbigliettato di più, nonostante non ci siano nomi di grosso calibro a livello nazionale. Abbiamo avuto 1200 paganti e quest'anno rientriamo nei primi tre spettacoli, siamo rientrati nei primi tre spettacoli più visti di tutta la stagione del Teatro Antico di Segesta, quindi una grande soddisfazione per tutti noi, per tutta la compagnia Banned Theater. Perfetto, perfetto. Allora, il primissimo appuntamento di questa lunga serie, quindi quello proprio a prossima scadenza, il 9 novembre, sì, al, sì, Cineteatro Macherione di Fiume Freddo, il monologo, mi ricordi il titolo? Singolare femminile. Singolare femminile. La grandissima, sì, Giovanna Criscuolo, bellissima, poi classico pilurusso, cioè proprio sei proprio così spumeggiante per come devi essere, per come sono normalmente, appunto, questi bellissimi capelli rossi, meravigliosi. Allora Giovanna, noi, grazie, ti ringraziamo di essere stata qui con noi. Manderemo questa diretta opportunamente montata poi anche sui social, quindi la condivideremo ancora. E che dirti, noi ti ringraziamo, ti mando un bacio, un abbraccio. Grazie, che grazie stavo, Monica, che non, grazie, è singola, che non è singolare femminile, ma è proprio collettivo, quindi ti abbracciamo fortissimo. grazie di essere stata con noi, Giovanna. Un bacio, un bacio anche a te. Ciao, ciao.
Delfino Magazine. Attualità, curiosità, gossip, informazioni e notizie. Da lunedì a venerdì in diretta dalle 10 alle 13 con Monica Tomasello su Radio Delfino.